Ciao a tutti, vediamo in questo video le stranezze sessuali del narcisista. Le stranezze sessuali del narcisista. Prima però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo alle stranezze sessuali del narcisista. Allora, vediamo quindi le stranezze sessuali del narcisista. Allora, prima però di affrontare il tema, ti ricordo appunto di iscriverti a tutti i miei canali YouTube. Tutti i miei canali YouTube, seguirmi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, anche su TikTok, Massimo Tramasco, e fare donazione al canale. Così dai un sostegno al canale. Ma veniamo quindi a queste stranezze sessuali del narcisista. Ora, esistono delle stranezze sessuali del narcisista? Ma secondo me no. Cioè, narcisista poi in senso lato, nel senso che non è che qui andiamo a fare diagnosi di narcisismo patologico o quello che è, intendendo le persone manipolatorie. Fondamentalmente, le persone che ti vogliono manipolare, poi che siano narcisisti, patologici o non patologici, questo è tutto un altro discorso che tra l'altro credo che sia impossibile da accertare perché dovresti mandare questo a fare una diagnosi psichiatrica, ma che mica va a fare, poi anche se andasse a farla non te lo direbbe mica. Quindi è praticamente non è che tu, però diciamo che a livello comportamentale puoi capire persone che ti vogliono manipolare. Poi, ripeto, non è tanto il dettaglio se siano realmente narcisisti patologici o non lo siano. Il problema è che se ti fanno girare i coglioni e che se ti vogliono manipolare, siano quel che siano, per te devi togliere dei coglioni, diciamo così. E attraverso il sesso, come fai a capire quali sono come dire, le stranezze? Beh, intanto i manipolatori cosa fanno? Questa è un po' la teoria dei manipolatori, ma non è soltanto il manipolatore inteso come persona fisica, diciamo, anche delle società, tra virgolette, manipolatorie, anche perché è lo stesso meccanismo che sembra, dici, legato alla sessualità, ma che c'entra la sessualità? C'entra, c'entra, perché non è la sessualità in sé, vedremo, è tutto il contorno, che possono fare anche le sette, ma anche, ripeto, proprio le società. Cioè, il principio è: per manipolarti ti inducono a fare delle cose che tu che non ti vanno di fare. Ma perché nel momento in cui le fai si innesca un fenomeno di dissonanza cognitiva? Se lo faccio, allora devo proprio amare questa persona. Se lo faccio, allora questa società devo proprio amarla. Questa azienda devo proprio amarla, perché anche le aziende sono narcisiste talvolta. Per dire, poi arriviamo sulla sessualità, ma per far capire il meccanismo, perché in realtà è un meccanismo universale. Pensa a un'azienda che ti fa fare straordinario quando tu non vorresti farlo, ti fa andare a lavorare la domenica. E come fa? Beh, magari ricattandoti, se non vieni, sarò costretto a, come dire, siccome ci sono dei tagli, il primo a essere tagliato sarai tu. Ad esempio, magari non te lo dicono direttamente, ma ti fanno intendere quello. Quindi, tramite un velato ricatto, ti fanno andare a lavorare la domenica, il sabato, quando cazzo è. Magari pure senza neanche pagarti lo straordinario, pagando, tu so, comunque non importa. Tu non lo faresti mai, e invece vai. E nel momento in cui vai, scatta un meccanismo di dissonanza cognitiva, per cui la tua, che è studiato da Festinger, credo già tanti anni fa, che cos'è la dissonanza cognitiva? È un fenomeno per il quale la mente si adegua al comportamento, cioè trovi delle giustificazioni al comportamento. E quindi dirai: beh, se vado a lavorare la domenica è perché ci tengo a questa azienda, se, oppure alla setta, come dire, che ne so, se ho dato tutti questi soldi alla setta è perché ci tengo alla setta. Perché noi dobbiamo autogiustificarci in qualche modo. E quindi troviamo logico anche le cose che sono illogiche, perché dimmi che cazzo c'è di logico nel lavorare la domenica, per fare un esempio. E poi, a meno che tu non sei lavori per te stesso, allora voglio dire, se lavoro per me stesso sono cazzi miei, posso anche lavorare di notte, ma se lavoro per un altro, per fare arricchire un altro, devo rinunciare alla mia libertà, ma mai. Allora,
E invece questo accade. E poi c'è un'altra cosa interessante. Se tu, diciamo, legata soprattutto questa cosa alla sessualità. Quindi il narcisista, quali sono le stranezze sessuali del narcisista? Il narcisista cerca di cogliere, narcisista o assimilabili, diciamo così, cerca di cogliere quali sono le cose che tu non vorresti mai fare. Per dire, non vorresti mai avere un rapporto a tre, non vorresti mai fare uno scambio. Non vorresti mai farlo dal lato B, per fare un esempio, non vorresti mai farlo dal lato C, D, Y, Z, non lo so, quello che è, non vorresti mai fare questo, non vorresti mai fare quello. Il narcisista ti induce a fare quello. Non vorresti mai essere legata e ti induce a legarti come un salame, per dire. E cioè, questo è. Quindi il narcisista non è che utilizza la sessualità per un suo piacere, la utilizza per un bisogno di controllo e nel momento in cui ti fa fare delle cose a livello sessuale, appunto, che tu non faresti mai, non faresti mai per quel motivo, non faresti mai perché, non faresti mai perché non faresti mai, perché ti dà fastidio farle, perché credi che siano un oltraggio alla tua dignità, credi che siano poco dignitose, appunto. E lui ti induce a farle nel momento in cui tu le fai, resti succube del narcisista. Nel momento in cui tu le fai, diventi, tra virgolette, schiava del narcisista. Nel senso che praticamente lui può controllare la tua. Ti manipola fondamentalmente. Questo è il messaggio. Ti manipola. E tu, se non vuoi farti manipolare, devi assolutamente evitare di fare tutto quello che lui vuole, anche a livello fisico. Fare altro, ma non fare quello. Perché proprio quello che ti chiederà è quello che poi ti farà, come dire, condizionerà. Quindi non devi farlo, devi fare soltanto quello che ti va di fare, nulla più, nulla più. In modo tale che non possa innescarsi mai e poi mai un meccanismo di dissonanza cognitiva in cui praticamente ti controlla e controlla le cose, insomma, controlla, ti manipola fondamentalmente perché svilupperai amore nei confronti di questa persona, svilupperai attaccamento perché il ragionamento che scatterai, ma se io, come dire, gli do il lato B, per fare un esempio, che non mi ha dato nessuno e che non mi va di dare perché mi dà fastidio, mi fa male, se lo faccio per lui, beh, devo amarlo. E quindi è nel momento in cui tu ti controllo. Oppure se faccio lo scambio, se faccio a tre, che non farei mai perché è una cosa ripugnante per me, ma per lui lo faccio per dimostrare, perché allora deve essere proprio che questo lo amo veramente. E quindi tu sei del gatto, sei super manipolata. Quindi evita assolutamente di fare qualunque cosa che non ti va di fare. E manda a fanculo sta persona. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Bene, bene.